vedo il mio lavoro partire sempre come una ricerca, con delle domande e con tanto tanto studio e interviste, e location scouting e letture e film e references e qualsiasi cosa, e poi va a finire sempre in un film, ma per culo, non per scelta, ma perché forse il film è la cosa che poi esprime al meglio tutta l'esperienza che un autore fa in tutto il periodo prima del film. Mm-hmm. E a volte questo periodo sarebbe anche bello riportarlo dopo il film, riaprirlo con altri media, con altre references, con altri testi. E quindi se ne è parlato tanto anche in questi giorni di vedere il cinema come un'opportunità di dialogo, un'opportunità per fare ricerca, presentare la propria ricerca e poi riaprire tante altre conversazioni e tanti altri spunti per questa ricerca. Mm-hmm. E mi è piaciuto affacciarmi con il lavoro di Lav Diaz quest'anno appunto per questo, perché mi ha ricordato un po' questa, cioè mi ha dato un po' l'idea di un autore che continua la propria ricerca da film dopo film, non, pur magari cambiandole geograficamente le sue posizioni, le sue topics, i suoi contenuti, comunque cresce come autore e riportando certi temi che ha affrontato prima nel dopo. Beh, il documentario continua ad andare come oggetto, come dicevo prima, per aprire nuove conversazioni, quindi gira a festival, ma gira anche a mostre d'arte e fa parte di programmi anche topici. Mm-hmm. E quindi è interessante vederlo vivere e creare vita propria. E per quanto riguarda me, da quell'esperienza porto ovviamente la produttività e la voglia di produrre ancora, però adesso mi affaccerò a magari delle ricerche un po' più personali, dirette puntando la telecamera verso, o l'interesse verso la mia famiglia. Mm-hmm. E verso il passato della mia famiglia, però ovviamente sempre ricercando una certa universalità dei contenuti. Mm-hmm. Perché una storia familiare estremamente intima possa diventare comunque una storia che tocchi tante persone. Mm-hmm.